È finita la Gazza Benevento, alla fine Benevento Lazio finisce in pareggio, esattamente 1-1. Una partita molto bella, ragazzi, molto ricca di azioni, molto diciamo anche dinamica, no? Veloce, azioni veloci, tanto pressing. Mi è piaciuta tanto, mi è piaciuta tanto. Vorrei iniziare col fatto di dire che intanto è stato bellissimo vedere i due fratelli abbracciarsi prima della partita, Simone Inzaghi e Filippo Inzaghi, come ben sapete, prima calciatori, adesso allenatori, si rincontrano contro ed è stato bello. Un pareggio che poi alla fine si prendono anche un punto a testa, no? Da buoni fratellini. Sicuramente un pareggio che va molto meglio al Benevento che alla Lazio. La Lazio ha altri standard, no? Ha altri obiettivi per il campionato. Benevento invece strappa un altro ottimo punto contro una grande squadra, perché obiettivamente, ragazzi, la Lazio è una grande squadra, ha i giocatori, è forte. Quindi sicuramente questo punto qua è un punto che pesa molto di più in casa Benevento. Intanto una Lazio che entra nel primo tempo, diciamo, c'è un approccio alla gara anche buono. Possesso palla, gira il pallone con calma, cerca di creare. Anche se poi alla fine le prime due azioni pericolose le ha avute Benevento, con una doppia risposta di Reina molto importante. La prima su un colpo di testa di Lapadula. Subito dopo, nella stazione, c'è stato un tiro di Glick, dove anche Reina ci ha messo il piede. Quindi bravissimo lì il portiere della Lazio a mettere una toppa su queste due azioni. E una volta questo, ragazzi, poi la partita è stata abbastanza equilibrata. Poi c'è stato il palo di Luis Alberto nel primo tempo e poi arriva il gol. Ecco, ragazzi, il gol della Lazio. Il gol di Immobile. Ma che gol ha fatto Immobile, ragazzi? Cioè, veramente, che gol ha fatto Ciro Immobile? Un gol davvero attaccante, cross di Milinkovic-Savic, neanche tanto preciso perché Immobile deve andare verso il pallone, ma nonostante comunque non è tanto preciso, lui si va a pigliare il pallone, non è che si va a pigliare, tira proprio al volo, ragazzi, si gira al volo, proprio fa una girata al volo bellissima, anticipa il difensore del Benevento e riesce comunque a dare una girata al volo bellissima e la palla tra l'altro passa nell'unico angolino, tra virgolette, dove il portiere non poteva arrivarci. Un gol bellissimo, ragazzi, davvero attaccante. Immobile, comunque, quando ti fa questi gol qua, devi solo poi applaudire e basta, perché ha fatto un gol veramente bello. Poi, dopo che comunque subisce il gol, il Benevento rischia anche poi con un altro tiro di Immobile di testa, dove la palla esce di poco, neanche di, cioè esce di un po', però c'è stata un'altra occasione anche per la Lazio. E poi di nuovo riesce fuori il Benevento, dove inizialmente ha avuto un'occasione con Caprari che si è messo in proprio passando in mezzo a due difensori, dove poi ha tirato, dove Reina anche lì ci ha messo le mani, anche se era un tiro abbastanza prevedibile, però la parata va fatta, quindi un ennesimo intervento di Reina. E poi arriva gol di Schiattarella, ragazzi, gol di Schiattarella dove c'è stato un rimpallo in un calcio d'angolo, la palla arriva a Schiattarella che tira al volo, palo, gol, lì Reina non può farci nulla. E c'è il pareggio dell'1-1. E che se andiamo a vedere, per quello che si è visto nei 45 minuti, è giusto il pareggio, ragazzi, perché anche il Benevento le sue azioni se le è create. Quindi è giusto il pareggio 1-1 nel primo tempo. Nel secondo tempo è stata una partita più o meno più equilibrata, ecco, un po' più, anche un po' più meno calma, più calma rispetto al primo, a livello di occasioni, intendo. Mi ricordo da parte della Lazio forse un colpo di testa di Milinkovic-Savic e una conclusione abbastanza neanche, non è neanche uscita fuori di tanto. Adesso non mi ricordo più il giocatore della Lazio, però era quello che era entrato dalla panchina, che ha fatto un bel tiro dove la palla è uscita di poco fuori dalla traversa, diciamo. E poi invece del Benevento mi ricordo anche lì una bella azione da parte di Iago Falche che è entrato dopo, che ha servito un giocatore del Benevento che anche lì, scusate, non mi ricordo come si chiama, che ha tirato e Reina comunque ci ha messo il piede per parare quella palla lì. E c'è stata anche un'altra occasione, di nuovo sempre del Benevento, dove anche lì Reina ha dovuto metterci i guanti. Reina oggi veramente ha salvato molto la Lazio, perché Benevento ha avuto tante occasioni, ma lui, a parte il gol, poi
partita direi quasi perfetta. Sicuramente la Lazio dietro sbanda pochettino, la grandissima assenza di Acerbi comunque si fa sentire. Acerbi in questo campionato è uno dei migliori, se non il miglior difensore in Serie A, quindi è normale che ti pesa un'assenza così grande. Però è un punto che insomma non fa neanche più di tanto bene perché la Lazio aveva già perso anche la scorsa volta con l'Hellas Verona. Quindi non, la Lazio doveva vincere sostanzialmente oggi, no? L'obiettivo era vincere, però ragazzi non è facile, anche il Benevento è una grande squadra, cioè è una squadra che comunque ti pressa, non ti fa far gioco e sa anche bene di partire, non è una squadra semplice, anche noi della Juventus abbiamo fatto fatica, abbiamo pareggiato pure noi col Benevento. Quindi complimenti comunque ai giocatori e a Filippo Inzaghi, perché comunque ha trasformato questo Benevento in una bella squadra. Invece Simone Inzaghi dovrà rivedere un pochettino questa Lazio che ultimamente sta frenando. Niente ragazzi, comunque direi che per questo video oggi è tutto, quindi se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like. Commentate qui sotto nei commenti, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa partita e soprattutto anche se vi fa piacere iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domani ragazzi che c'è la Juventus alle 18:30, quindi domani per adesso è tutto, bella. Thank you.